Benvenuti alla prova di questa webcam, la Taurus 17. Nella confezione troviamo la webcam con un comodo treppiedi e in più c'è un paio di occhiali che dovrebbero filtrare la luce blu. Ora sto usando la mia abituale webcam, che è dotata anche questa di messa a fuoco automatica, giusto per fare un paragone. Questa è la messa a fuoco della mia webcam. Bene, adesso sostituirò la webcam con questa Taurus. Questo invece, come si vede, come si sente con la webcam Taurus. I settaggi di entrambe sono quelle di fabbrica, non ho modificato nulla. La definizione sembra abbastanza buona. Anche questa webcam è dotata di autofocus, facciamo anche in questo caso la prova. Come avete visto è un po' più lenta, ma alla fine ce la fa a mettere a fuoco. Invece per quanto riguarda l'audio potete sentirlo da voi stessi, la differenza è notevole. A mio avviso l'audio non è di buona qualità. E quindi lascio un po' a desiderare. E la webcam è dotata anche dell'anello di luce che in questo momento è spento. E ora lo accendo, è possibile accenderlo con tre diverse intensità, questo è al massimo. Come vedete, sostanzialmente non cambia molto. E ora sono con la luce artificiale, provo a spegnere la luce completamente al buio. Questa è come si vede a buio. Ecco. Spero che questa prova vi sia stata utile.